Mister, intanto partiamo dalla situazione che state vivendo, come va, come prosegue la vostra quarantena a questo momento dove ovviamente il calcio è passato in secondo, terzo piano? Penso come tutti gli italiani, no? Che sono a casa speranzosi che le cose possano cambiare, che si possa sconfiggere questo maledetto virus, che si possa far meno morti possibili, meno problematiche possibili e si possa tornare alla vita quotidiana, che è quella che manca a tutti noi. Con i ragazzi c'è un contatto continuo, vi sentite praticamente quotidianamente per comunque continuare, anche se a distanza, i vari allenamenti, tenersi in forma, ecco, per un'eventuale ripresa? I ragazzi si allenano 3 giorni su 7, si allenano 6 giorni su 7, 3 giorni facciamo insieme, un giorno sì e un giorno no, così almeno i lavori sono anche più piacevoli da fare in gruppo, da fare tutti insieme, e io penso che si stiano dimostrando per l'ennesima volta dei professionisti esemplari, perché lavorano veramente tanto e bene. Io sono molto contento dell'approccio che hanno, e anche se si fa molta fatica a lavorare così attraverso un'applicazione, però penso che lo stiano facendo con grande entusiasmo, grande voglia, soprattutto con l'idea di poter tornare a giocare e quindi di farsi trovare pronti. Stai parlando un po' di calcio giocato, meglio del calcio che abbiamo vissuto fino a un paio di mesi fa. Eravate vicini comunque a vincere il campionato, mancavano 12 partite. 11. 11 partite, anzi, esatto, 11 partite. E 16 punti di vantaggio sulla seconda. Come si fa anche però a tenere alto il morale dei ragazzi che vedono forse la possibilità di concludere qua il campionato in anticipo dopo praticamente averlo dominato in lungo e in largo? Ma con l'obiettivo di dire la parola più importante, che è abbiamo vinto. Per il momento ancora non abbiamo vinto, per il momento siamo primi, abbiamo fatto una stagione magnifica fino agli ultimi momenti. I ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo importante, miglior attacco, miglior difesa, tante partite giocate alla grande, quindi sicuramente questo è quello che è dentro di loro. E quindi bisogna tenere la fiamma accesa, perché nel momento in cui dovessero dirci che si riprende, ci sarà ancora da battagliare, perché la parola abbiamo vinto ancora non la possiamo dire. Secondo lei è giusto comunque riprendere, cioè nel momento in cui viene ovviamente messo tutto in sicurezza e ci sono le condizioni ideali per riprendere, giusto secondo lei? È giusto, perché a quanto leggo, a quanto si apprende dalle notizie che ci sono, non finire i campionati sarebbe un danno enorme per il sistema calcio. Io penso che il sistema calcio dia lavoro a tantissime persone, non parliamo solo di calciatori, e quindi se questo porta a rovinare un sistema e a metterlo in ginocchio, sicuramente la speranza è quella che si possano finire i campionati per portare avanti un qualcosa che è il calcio, che non dimentichiamoci che quando ci sono dei problemi è uno dei primi mondi che viene attaccato per i guadagni, per le cose, ma alla fine è quello che ci dà più gioia, più emozione, quello che fa vivere agli italiani un qualcosa che altre situazioni non fanno vivere. In queste settimane, mister, è riuscito a rivedere anche alcune partite, magari a capire meglio cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato durante questa stagione? Sì, beh, ovvio, è normale che ho rivisto tutto, abbiamo fatto anche delle riunioni video con i ragazzi per non dimenticare quello che di bello hanno fatto e per non dimenticare anche dove possiamo migliorare, quindi oltre agli allenamenti che facciamo abbiamo fatto anche queste riunioni video che sicuramente tiene in loro aperto il cervello per migliorarsi e soprattutto per fortificare quei concetti che avevano già interiorizzato. Alcune dichiarazioni sul Monza, sul fatto che ci siano comunque voi giocatori, allenatori, vi siate decurtati lo stipendio del 50%. Lei come ha preso queste parole, che forse in un momento così sono inopportune, polemiche veramente inutili? Ma non so neanche chi gli ha detto, perché non le ho lette, sinceramente. Non lo so, ma appunto perché non so chi gli ha dette, io penso
che è facile fare prendere delle decisioni così, il 50% in meno, tanto al Monza guadagnano tanto, in poche parole. Però i giocatori del Monza guadagnano tanto perché se lo sono meritati sul campo prima di venire a Monza, e le scelte che sono state fatte su questi giocatori sono state fatte su giocatori che hanno sulle spalle un peso enorme, che è quello di una società importante con obiettivi importanti, e quindi è normale che guadagnino più di altri giocatori che hanno altri obiettivi. Io quando giocavo al Milan guadagnavo un quarto, un quinto rispetto a dei top player che avevo in squadra, quindi è normale, è il calcio che è così, i giocatori più forti guadagnano di più, qualcuno è fortunato e a volte fa dei contratti che magari li fa anche perché nel momento giusto, al posto giusto. Io penso che i miei giocatori invece guadagnino le cifre giuste per la qualità che hanno, per la carriera che hanno fatto e per gli obiettivi che ha la nostra società. È troppo facile attaccarsi a queste cose. Io penso che ognuno debba guardare in casa propria. Io rispetto tantissimo e mi arrabbio quando qualcuno parla della Serie C e dei giocatori di Serie C, perché bisogna rispettare una marea di giocatori della Serie C che guadagnano veramente poco, e quindi questi ragazzi qua vanno tutelati, aiutati, e la speranza è quella che i vertici tengano in considerazione chi guadagna tanto, ma soprattutto chi guadagna poco. Tra l'altro, prima di questa iniziativa di comune accordo con la società avevate già devoluto una parte del vostro stipendio, se non erro, no? Dei vostri soldi, prima appunto di decidere invece con la società di portarvi del 50% dello stipendio. Guarda, io penso che questo degli stipendi e della beneficenza sia un qualcosa di bello che hanno fatto i miei ragazzi, ma non è neanche così importante continuare a metterlo in mostra. Hanno fatto un qualcosa di importante, assolutamente sì. Sono dei bravi ragazzi, assolutamente sì, e magari qualche presidente in realtà dovrebbe pensare a non giocare per i propri interessi in questo momento difficile. Certo, mister. Le ultime due domande. Intanto è uscita nelle scorse settimane una sorta di classifica dove praticamente lei non è incluso tra i migliori allenatori della Serie C. Questo le ha dato un po' fastidio, visto che comunque è primo in campionato, ha più 16 e ha dimostrato anche a tratti un buon gioco di squadra. Le ha dato fastidio? Assolutamente no, perché che classifica è? Quella di Eleven Sports che... No, non la conosco, non è un problema, non mi interessa. Mi interessa essere primo in classifica, mi interessa vedere la mia squadra che gioca il calcio che sta giocando, mi interessa essere il miglior attacco, mi interessa essere la miglior difesa e mi interessa arrivare alla fine dell'anno e dire abbiamo vinto. Queste sono le cose più importanti, il resto sono tutte cose che non mi interessano e non gli do assolutamente importanza. Ok, mister, l'ultima battuta, torniamo sul tema coronavirus. Cambierà inevitabilmente la nostra vita, entreremo nella storia perché ovviamente è un fatto epocale. Che cosa dobbiamo prendere però di positivo da tutta questa vicenda? Che cosa ci ha insegnato? Qual è l'esperienza che ci porteremo dietro tra qualche mese? Ma io non posso sapere quello che sarà il futuro, perché nei momenti di difficoltà tutti dicono la nostra vita cambierà. Poi dopo, quando tutto tornerà alla normalità, vedremo se ci ricorderemo, se ci avrà dato qualche segnale importante per la nostra vita. Però a oggi dirti quale sarà la diversità della nostra vita quando finirà il coronavirus non te lo so dire, perché non so quello che succederà. Sicuramente la speranza è quella di poter tornare tutti a vivere senza il rischio di potersi ammalare, senza il rischio di poter perdere dei nostri cari e senza il rischio di non poter fare la nostra vita normale, non poter andare a lavorare e quindi sfamare le nostre famiglie. Parlo per quelli che possono avere più problemi nel settore economico. Io penso che ci sia bisogno di un'unione tra noi italiani, che sia la cosa più importante, perché ci dovremmo rimboccare le maniche, dovremmo lavorare sodo per tornare ad essere comunque un popolo forte come l'abbiamo sempre dimostrato.